Turni stressanti, ore di riposo insufficienti, prestazioni non retribuite, sono tante le criticità del nostro sistema sanitario. Politiche di tagli, mancati investimenti e debolezze strutturali che sono state svelate dal Covid. E al giorno d'oggi, anche per gli studenti universitari che si affacciano al mondo della medicina, la strada è tutta in salita. Tutto potrebbe essere migliorato innanzitutto dalle condizioni lavorative e soprattutto un'attrazione anche economica. Sono stipendi, prendendo quello delle professioni sanitarie, ultimi in Europa. E nonostante l'offerta formativa dell'Università di Perugia, non sono pochi i talenti che abbandonano la regione. Sanità umbra è in questo momento latente. Abbiamo un esodo, per esempio, delle cure verso le regioni limitrofe. Quindi l'obiettivo è quello di riportare professionalità, professionisti nella nostra regione. Per raggiungere questo scopo sarà però necessario riconoscere il giusto merito a chi con tanti sacrifici sceglie questa professione. Un giovane sa che andare a fare l'infermiere e il medico in qualche modo porta via tempo nella vita sociale, perché è un lavoro che si svolge su 24 ore, nei giorni festivi. E poi richiede anche una forma di vocazione, di attaccamento, perché sono professioni che portano a contatto con la sofferenza, con le malattie. Quindi sono lavori che devono essere fatti sia in scienza ma anche in coscienza.